si è svolta presso l'Isola Lunga dello Stagnone la 34esima edizione del Boccino d'Oro, organizzata da Antonio Dalì Staiti in una suggestiva location assolutamente unica al mondo. Tantissimi si sono sfidati. Come ogni anno è arrivato il momento di giocare il Boccino d'Oro. Il Boccino d'Oro è una gara nazionale estremamente sentita non solo in provincia, ma devo dire che con orgoglio è una gara sentita anche in tutta Italia. Vengono giocatori da tutta Italia, siamo arrivati alla 34esima edizione. Quest'anno per la prima volta abbiamo avuto 4 master. I master sono i giocatori, i 16 giocatori migliori d'Italia, sono venuti in 4 per cercare di vincere il 34esimo Boccino d'Oro. È una gara che è un orgoglio, anche perché è una gara che mette al centro non solo le boccette come sport, ma soprattutto lo spirito di questo sport, che è uno spirito di aggregazione, di amicizia, di piacere di stare assieme. Quando si è al di fuori del tavolo non ci sono master e terze categorie, si è tutti assieme e con il piacere di condividere delle ore, delle giornate e una vacanza. Questo è il Boccino d'Oro. Sono tornato qui a Trapani, al Boccino d'Oro, dopo 3-4 anni d'assenza e avevo veramente voglia di giocare. Questo è un posto sempre bello, dove Trapani, Isola Lunga sono accoglienti, il biliardo è un gioco fra amici qui e alla fine c'è anche la competizione. Avevo perso la finale con uno che non mi ricordo chi era, mi sembrava di Perugia, però un certo Locchi, non so se lo conoscete, però mi sono ripreso una piccola rivincita. Rinaldi è il futuro, io sono abbastanza grande, ancora mi tolgo qualche soddisfazione ogni tanto, però sono contento e qui dico pure quando posso vengo volentieri, perché questo è veramente un posto bello per venire per tutte le cose, non solo per giocare a biliardo.
quest'anno sono riuscito a partecipare a questa gara e dopo aver vinto l'anno scorso il torneo, quest'anno sono arrivato in finale e ho perso la finale contro un avversario molto forte e rigorosa. E per me è sempre un piacere partecipare a questa competizione e soprattutto in questo luogo, che è un luogo magico, diciamo, perché anche l'ospitalità di Antonio, Carol e tutta la sua famiglia è sempre, diciamo, perfetta, perché mi sento come a casa. E niente, spero di poter partecipare ai prossimi eventi che organizzano qui e per me è sempre un piacere venire in queste zone. Grazie a tutti del sostegno che ho avuto fino alla finale. Chiudiamo la 34esima edizione del Boccino d'Oro. È stata un'edizione ricca di grandissimo talento, di grandissime giocate, di partite molto emozionanti. Una finale fra due campioni, due master. Vince Enrico Rosa, pluricampione nazionale, master. Diamo appuntamento a tutti gli amici, a tutti gli amanti della boccetta, a tutti i giocatori, ma anche a tutti i curiosi, al prossimo anno, alla 35esima edizione del Boccino d'Oro, che si terrà sempre l'ultimo weekend di giugno qui sull'Isola Lunga.